Ore 10:15 del mattino. Situazione in via Marsala per la consegna del censimento. Notare la coda. Credo che all'interno ci siano solo 4 rilevatori. Ora mi accingo ad entrare anch'io. Oggi abbiamo fatto sciopero, non ci siamo. Ah, non ci siete? Prendete questo volantino che spiega le ragioni della nostra avvertenza, della nostra protesta. Posso... Che dobbiamo fare? Noi siamo stufi di questa situazione. Posso chiederle una cosa? Vediamo se riesco a pensare. Perché io praticamente l'altro giorno... Aspetta anche lei questo, va. Mi sono censita. Però ho sbagliato proprio il giorno che sono venuta io, che non ho tempo. Ma se non riesce. Abbiamo mandato le lettere, abbiamo fatto una specie di presidio, eccetera. Non c'è stato risposto nulla. Ah. E abbiamo deciso quindi di attuare questa forma di protesta. Esattamente. Forse posso chiedere a lei, io ho un problema, forse lei se ne... Mi dica, ma poi forse bisogna andare comunque dentro, certo. Va bene, dico. Io ho cambiato casa, sì. In giugno. È meglio. Va bene, grazie signora, auguri. Grazie. Vado a chiedere informazioni dentro. Ma voi siete dipendenti del comune? No, questo è il problema. Ci quindi fanno è la solita lavoro... storia del precariato, cioè esatto. Cooperative? Esatto, no, signora. occasionali, addirittura siamo direttamente ingaggiati dal comune, ma con contratto di collaborazione occasionale. Cioè, il comune di Milano? Esatto, che ha preso in appalto cioè, questo lavoro da Istat. Complimenti! Sì. Complimenti! E oltretutto ci pagano come se fosse un cottimo, sì, come se facessimo un bullone. Non ci hanno ancora pagato, abbiamo cominciato ad ottobre... Perché è vero, ci hanno mandato un acconto, una nota d'acconto che viene pagata a 60 giorni, quindi saranno 4 mesi di lavoro e otterremo un acconto che è il 40% del lavoro che abbiamo fatto nei primi 2 mesi, non nei 4 che abbiamo fatto. Certo. Quindi un ritardo... Un ritardo mostruoso, non si capisce perché abbiamo scoperto, sono in chiaro, sono leggibili pubblicamente i versamenti che Istat ha fatto al Comune di Milano, di tal due versamenti da 1.800.000 euro. Sono già stati. I fondi ci sono già stati stanziati. Esatto, e quindi anche noi e siamo. E voi potreste essere pagati. Sì, in teoria dovremmo essere pagati. Carne umana. Esatto. Chiarissimo. Quanto è il ritardo dei pagamenti? Abbiamo quindi... cominciato ad ottobre e non abbiamo ancora visto. Ma poi dici il carico di tasse che ci hanno caricato dell'IRAP. Sai cos'è l'IRAP? L'IRAP. Ma no, occasionale 8. No. Eh sì, il comune ci ha fatto dei contratti che sono praticamente illegali per tutta una serie di questioni, ci addossa un sacco di tasse che non dovrebbe, ci fa fare delle mancidate. Le mansioni che non sono congrue al contratto che ci ha stipulato con noi. A dice la canzone nasce a Napoli e certa menga minghe a tutti i Sorriente Margellina tutti i popoli gli avrà cantato al mio milione di voi. Trovo tutto scritto qui, HTTP, rilevatori Milano, no blog. Sì, quello è il nostro blog. Mi speri che si offenderà nessuno se parlo mancicina anche a de nu. Oh mia bella Madonnina, che te berrine de lontano,